Ciao a tutti, faccio questa breve guida per la mia esperienza, sperando che possa essere utile anche ad altri possessori di BMW Serie 1 o qualsiasi altra BMW che monta l'eDrive. Il problema che ho avuto io era semplicemente il fatto che non potevo confermare la scelta di qualsiasi menu, perché premendo il pomello all'interno non mi dava la conferma. Allora, in poche parole, vi spiego quello che ho fatto io. L'ho smontato, come vedete è agganciato al resto della macchina con dei ganci a pressione, quindi se fate leggermente leva sotto riuscirete tranquillamente a tirarlo fuori. E poi le altre parti, metodi di smontaggio dell'eDrive sono il pomello principale. Se volete poi accedere a tutto l'eDrive, togliendo anche la modanatura esterna, e si fa in un semplice passaggio: prendete le forbici, un coltello e piano piano sollevate, fate pressione. Eccolo qua, si è tolto completamente senza danno. Vedete che è fatto a pressione, va a pressione e togliete così la modanatura superiore ed ecco che accedete all'eDrive. Premesso che vanno tolte prima le viti di supporto che tengono fissato l'eDrive stesso alla modanatura, vanno tolte anche le viti che stanno qui sotto, vedete? Queste qui. Dopodiché, una volta svitato il tutto, accedete al vero e proprio cuore dell'eDrive che si presenta in questa situazione. Allora, come semplice notare, questa è tutta la scheda. La parte fondamentale, la cosa che interessava a me, era questa qui, questa ghigliottina qui. Dentro ci sono due, li chiamo sensori, anche magari se non si chiamano così, perdonerete questo gergo non appropriato magari. Allora, la funzione base, da quello che ho capito io, è che questa levetta sopra, serve a dare la conferma al menu, quindi facendo pressione scende giù. Ok, problema mio è che non era presente la seconda molla, questa che inquadra adesso, che l'ho messa io, anche se magari non serve, non lo so, però l'ho voluta mettere. Ho usato una molla da penna, l'ho tagliata all'altezza della molla originale. Allora spiego subito che questo è appoggiato proprio sopra, qui non c'è nulla di elettronico, zero, tutta meccanica. Invece qui è la parte più importante. Ho messo un bel cappello di alluminio al mio interruttore per fare spessore, perché spiego, l'ultima volta che l'ho fatto il risultato del lavoro è durato 1 minuto, perché andando a premere poi il pomello e quindi di conseguenza ho fatto scendere questa. È successo che, non avendo la seconda molla di contrasto che ho aggiunto, la ghigliottina andava in modo laterale per traverso, quindi apriva, lasciava aperto e nello stesso tempo chiuso il circuito, così facendo l'eDrive della macchina, il sistema di navigazione leggeva sempre una conferma, una conferma, una conferma, e quindi entrava nelle impostazioni dell'autovettura. Premetto, avendo un navigatore business originale con il monitor che si ribalta, succedeva sempre che andava in impostazioni e su chiusura apertura schermo, quindi ogni 3 secondi durante la marcia lo schermo si apriva e si chiudeva. Quindi oggi ho deciso di smontarlo, rinforzarlo con un'altra molla, aggiungere spessore. Adesso ho fatto le mie verifiche non sulla macchina, quindi tutta pura teoria questa, però ho notato che mettendo sopra l'altro pezzettino che ci aiuta ad usare l'eDrive, mettendolo proprio a livello, lo chiamo così, mandando giù, premendo, dando la conferma, la ghigliottina arriva esattamente abbattuta con i due sensori, che non so se sono due sensori o meno, ma li chiamo così. Perché il problema, ripeto, era il fatto che sì, andava giù, ma non chiudeva, come in questo caso, la comunicazione fra i due elementi, e quindi avevo sempre questo problema. Quindi
Quindi adesso ho risolto in questa maniera. Come vedete sono tutti sensori, anche questi sono sensori. Questo è il pulsante del menu. E l'unico problema che ho riscontrato è questo qua. Per la rimozione di questo ponticello è semplicissimo, perché dietro c'è una clip che tiene fermo il tutto. Basta tirarla verso noi, così, tac, esce fuori. Poi per l'inserimento nella sede, semplice, basta portarlo giù, tac, eccolo qui, rimane bloccato. Niente di più semplice, nulla di più difficile. Io questa sera proverò a montarlo sulla macchina e vedere l'esito. Se è un problema proprio legato alla ghigliottina che arriva giù e non arriva giù, o un altro problema, visti i tanti che ho riscontrato in questa macchina. Bella, ma con troppi problemi relativi all'elettronica, anche il caso della centralina dei sensori di parcheggio che si allagano e quindi la centralina va a farsi benedire. Niente, questo è il risultato. Vedete, così è pressato, considerando il fatto che sopra ci va la scatolina che lo chiude. Così sarebbe in posizione normale neutrale, quindi con pressione leggermente scende giù, però facendo poi l'utilizzo dell'e-drive del pomello, ecco la situazione, va a fondo. L'altra volta invece arrivava leggermente al fondo, a metà, quindi era quello forse il problema. Detto questo, spero di esservi stato d'aiuto, più che altro per togliervi il peso della paura di non sapere che cosa sia, dei prezzi assurdi che hanno anche i rivenditori di usato di questi pezzi. E niente, siccome ho notato che non c'era una guida sullo smontaggio dell'e-drive e un'ipotetica soluzione, ho cercato di fare questo in aiuto di tutti quelli come me che, quando si avvicinano alla casa madre o ai ricambi anche usati, vedono proporsi dei prezzi, secondo me, assurdi. Vi ringrazio per la visualizzazione, spero di esservi stato d'aiuto e speriamo che stasera vada a buon fine. Ciao a tutti!